Le rivedo tutte le sere, quindi oggi ci dovevo essere. Un'emozione, noi siamo un po' cresciute con Friends, seguito poi da Big Bang Theory, ma è nato tutto da Friends. Chi è che era l'appassionata tra le due? Tutte e due. Entrambe, sì. Vabbè, ma siete madre e figlia? Sì. Ah, l'avete vista pure insieme magari? Sì, veramente l'abbiamo vista anche prima di venire qua, lo vediamo ogni giorno. Ogni giorno? Sì, sì. Vabbè, questa è quasi patologica. Sì, sì, siamo così. Malate proprio. Infatti questo è il regalo del mio compleanno, il 1° luglio. De Perù. Se mira Friends in Perù también. Todo el mundo. In Alemania, in Perù, in Olanda e in Italia. Quando avete iniziato a guardare la serie? Da subito. Da subito. 25 anni fa. Gli anni 90 comunque. Anni 90, sì, quindi sì. Dall'inizio. Sì, 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 sì. Io nel 97 quando mia madre mi allattava. Io avevo 15 anni. Tu? Io nell'estate 98. Sì, noi abbiamo una storia lunga con Friends. Cioè? Cioè abbiamo, è stata la nostra fiction che ci ha fatto mettere insieme, no? Abbiamo, questo è interessante, cioè, come chi ha le canzoni d'amore, chi ha i libri, e noi abbiamo canzoni e libri e fiction, telefilm. Galeotta fu la serie. Sì, portò tutti. In una trasferta lavorativa a Cagliari abbiamo cominciato a condividere questa nostra passione. E lui portò tutte le 10 collezioni, le 10 serie di DVD e scegliemmo una a caso e... Cioè un rito familiare. Poi l'anno in cui mi ha chiesto di sposarlo, Fox replicava Friends e quindi noi abbiamo una parte storia della vostra vita. E ormai Rachel, Monica, sono amiche nostre. Un personaggio preferito? No, è possibile, tutti veramente. Rachel. Para mí es Monica, me gusta. Para usted. Joey. Secondo me è gatto rognoso di Febe, proprio gatto rognoso, bel gattone, quello è proprio indimenticabile. Esatto. Cosa resta di questa serie, no? Cos'è che uno si porta dietro? La familiarità, ovunque tu vada, vedendo questa serie sei praticamente a casa. A noi dà questa sensazione, ci calma, ci rilassa e ci diverte. La leggerezza. La leggerezza. Il senso profondo di amicizia, che alla fine c'era sempre, che la vinceva su tutto. Erano degli amici che condividevano comunque delle abitazioni, insomma era un po' l'esperienza che stavo facendo io all'università e quindi... Ci si rispecchiava un po' in quella vita. Sì, sì, parecchio, perlomeno per quanto mi riguarda, sì. C'è un momento dei 10 anni, delle 10 stagioni preferito, qualcosa? Quando Febe scopre la relazione tra Chandler e Monica e comincia a urlare. Ah, i miei occhi! Il finale, sì, ogni volta mi fa la lacrimuccia.